Salve a tutti e benvenuti alla seconda lezione del nostro corso di italiano per stranieri online. Nella prima lezione, assieme a Vincenza, abbiamo imparato a fare la spesa in Italia, a comprare cibo e frutta, verdura. Adesso, insieme, impariamo a comprare i vestiti. Prendiamo il libro italiano di base a pagina 167. Nell'esercizio numero 1 c'è una fotografia. Chi sono queste persone? Cosa fanno? Dove sono? Al centro c'è una donna. La donna si chiama Paola. Paola è vestita di bianco perché è una sposa. In Italia le donne si vestono di bianco quando si sposano. Queste persone sono ad un matrimonio. Ma chi sono queste persone? Per scoprirlo andiamo all'esercizio numero 2. Leggiamo insieme l'esercizio numero 2. Ascolta e scrivi sotto l'immagine del punto 1. Quale rapporto di parentela hanno le persone con Paola? Confronta con un compagno. Andiamo a vedere cosa significa l'espressione rapporto di parentela. Il rapporto di parentela lo hanno le persone della stessa famiglia, il padre ed il figlio, la madre ed il figlio, lo zio e il nipote, il fratello e la sorella. Io e mio fratello abbiamo un rapporto di parentela. Ascoltiamo adesso l'esercizio numero 2. Modulo 7, traccia 63. Ecco la foto del matrimonio di Rocco e Paola. Rocco in giacca e cravatta. Di solito veste sportivo. Almeno per oggi. Invece Antonio, il padre di Paola, è sempre elegante, ma la più bella è la sposa. Ma il suo vestito è troppo stretto e scollato. La ragazza a sinistra chi è? È Rebecca, la sorella di Paola. Il suo vestito è molto corto, ma è più bello dell'abito della sposa. E la signora accanto a Rocco, con la giacca e la borsetta, è un'altra sorella di Paola? No, è Anna Maria, sua madre. Sembra molto giovane. Adesso guardiamo insieme l'esercizio numero 3. Quali vestiti indossano le persone nella fotografia? A coppie scrivete i nomi dei vestiti sotto ai nomi delle persone. Cosa vuol dire indossano? Indossano è un verbo, indossare. Il verbo indossare si usa per dire con cosa sono vestito. Io ora indosso una maglia nera. Svolgete l'esercizio da soli e mandateci la fotografia o scriveteci e chiamateci su WhatsApp se avete bisogno d'aiuto. Avete svolto gli esercizi 2 e 3 di pagina 167? Controlliamoli insieme. Nella foto dell'esercizio 1, il matrimonio di Paola, ci sono Rebecca, la sorella di Paola, che indossa un vestito nero e corto. Un vestito è corto quando non copre tutte le gambe. Antonio è il padre di Paola. Lui indossa una giacca ed una cravatta. Rocco è lo sposo. Rocco è il marito di Paola. Anche lui indossa una giacca ed una cravatta. Anna Maria è la madre di Paola e anche lei indossa una giacca. Anna Maria ha con sé una borsetta, cioè una piccola borsa. Ascoltiamo ancora una volta il dialogo e completiamo il testo con le parole che mancano. Modulo 7, traccia 63. Ecco la foto del matrimonio di Rocco e Paola. Rocco in giacca e cravatta.
Di solito veste sportivo. Almeno per oggi. Invece Antonio, il padre di Paola, è sempre elegante, ma la più bella è la sposa. Ma il suo vestito è troppo stretto e scollato. La ragazza a sinistra chi è? È Rebecca, la sorella di Paola. Il suo vestito è molto corto, ma è più bello dell'abito della sposa. E la signora accanto a Rocco, con la giacca e la borsetta, è un'altra sorella di Paola? No, è Anna Maria, sua madre. Sembra molto giovane. Prima di andare a svolgere l'esercizio, andiamo a vedere alcune parole che non conosciamo. Innanzitutto, veste sportivo. Una persona che veste sportivo è una persona che indossa sempre abiti comodi, come ad esempio una tuta. Un vestito scollato. Un vestito scollato è un vestito che non copre il collo. Come questo. Questo è un vestito scollato. Andiamo adesso a svolgere l'esercizio e correggiamolo insieme. Complimenti se siete riusciti a scrivere le tre parole che mancavano: cravatta, vestito e giacca. Andiamo adesso all'esercizio successivo. Impariamo adesso a scrivere e a leggere tutti i nomi dei vestiti in lingua italiana. Esercizio numero 5. Scrivi il numero nella casella accanto alle immagini, come negli esempi. Gli stivali, i calzini, la camicetta, la camicia, la canottiera, il cappello, la cintura, la cravatta, il giubbotto, il cappotto, la maglietta, il maglione, le mutande, i pantaloni, il reggiseno, le scarpe, la gonna, la borsa, le calze, la giacca, il pigiama, la sciarpa. Abbiamo ripetuto insieme adesso anche gli articoli. Svolgiamo l'esercizio e andiamo a vedere la correzione insieme. Buon lavoro! Siete riusciti a svolgere l'esercizio? Correggiamolo insieme. Al numero 1 abbiamo gli stivali, al numero 2 i calzini, il numero 3 la camicetta, ovvero la camicia che indossano le donne, al numero 4 abbiamo la camicia la indossano gli uomini, al numero 5 la canottiera, al numero 6 il cappello, numero 7 la cintura, numero 8 la nostra cravatta, numero 9 il giubbotto si indossa in inverno, esiste però anche il giubbotto estivo che si indossa d'estate. Il cappotto è lungo e si indossa d'inverno. La maglietta, numero 11. Il maglione, numero 12. Le mutande, numero 13. I pantaloni, numero 14. Il reggiseno, numero 15. Le scarpe, numero 16. Queste, come abbiamo visto prima, sono scarpe con il tacco. Numero 17, la gonna. Numero 18, la borsa. Numero 19,
le calze, numero 20 la giacca, numero 21 il pigiama si indossa di notte, quando si va a letto, numero 22 la sciarpa si indossa in inverno. Ben fatto! A pagina 169, con l'esercizio numero 8, impariamo il nome dei vestiti in italiano. Leggi cosa dicono Lisa, Giunco e Camilla. Poi guarda l'immagine e indovina cosa scelgono le tre ragazze. Lisa: le gonne non mi piacciono perché sono meno comode dei pantaloni. Quei pantaloni a righe sono più eleganti di quei pantaloni a fiori. Anche i cappelli a righe sono molto belli. Avete indovinato cosa piace a Lisa? A Lisa piacciono i pantaloni perché sono più comodi delle gonne. Le piacciono i pantaloni a righe. Questi sono dei pantaloni a righe. Anche la giacca è a righe. A Lisa piacciono anche i cappelli a righe, come questo. Questo è un cappello a righe. Vediamo adesso cosa piace a Giunco. Indosso vestiti molto caldi perché ho sempre freddo. Quel maglione ha un buon prezzo. Gli stivali non mi piacciono. Sono più comode le scarpe basse e senza tacco. Avete capito cosa piace a Giunco? A Giunco piacciono i vestiti caldi, ovvero i vestiti che si indossano d'inverno, come i maglioni. Questo è un maglione. Questo maglione ha un buon prezzo. Il prezzo è il costo del maglione. Quanti soldi devo pagare per avere il maglione? A Giunco non piacciono gli stivali, ma le piacciono le scarpe basse. Le scarpe basse sono le scarpe che non hanno i tacchi. Questo è una scarpa con il tacco e questa è una scarpa bassa. Andiamo a vedere Camilla. Al lavoro devo essere molto elegante. Indosso sempre una giacca, una camicia e una gonna a tinta unita. Quella camicia bianca è più cara della camicia a quadri. A Camille piace indossare degli abiti eleganti. Gli abiti eleganti sono gli abiti che si indossano quando si va ad un matrimonio, ad esempio. A Camille piace indossare una giacca come questa. E una gonna a tinta unita. Questa è una gonna a tinta unita. Cosa vuol dire a tinta unita? A tinta unita vuol dire che la gonna ha un solo colore. Questa è una maglia a tinta unita perché è una maglia di colore blu. Non ci sono altri colori, c'è solo il colore blu. A Camille piacciono anche le camicie a quadri. Questa è una camicia a quadri. Facciamo adesso assieme un po' di grammatica e andiamo a vedere le differenze tra questo e quello. Questo e quello si chiamano dimostrativi ed indicano se una persona o un oggetto è vicino o lontano. In italiano, quindi, i dimostrativi sono questo e quello. Questo studente. Lo studente è vicino alla persona che parla. E quindi si utilizza questo studente. Questo
Quello studente, lo studente è lontano da chi parla. Utilizziamo questo quando la persona o l'oggetto è vicino. Questo indica le persone o gli oggetti vicini. Quello indica le persone o gli oggetti lontani. Facciamo un esempio. Questa penna, la penna è vicino a me che sto parlando e quindi utilizzerò questa penna. Quella ragazza, invece, è lontana da me. Quella ragazza. Utilizzo quella. Questa penna. Quella ragazza. Questo segue le stesse regole che abbiamo visto per i nomi e quindi cambia se parliamo di una persona o di un oggetto maschile o femminile e se parliamo di uno o più oggetti, ovvero un solo oggetto, una sola persona o tanti oggetti, tante persone. Il singolare maschile è questo ragazzo, un solo ragazzo, singolare maschile, questo ragazzo. Il singolare femminile, questa ragazza, ragazza è una donna, questa ragazza, la O diventa A. Il plurale maschile è questi ragazzi. I ragazzi sono tanti e sono tutti uomini, quindi la O diventa I, questi ragazzi. Il plurale femminile, invece, il plurale femminile, queste ragazze. Le ragazze sono tante e sono donne, si utilizza queste ragazze. Questo ragazzo, singolare maschile. Questi ragazzi, plurale maschile. Questa ragazza, singolare femminile. Queste ragazze, plurale femminile. Concludiamo la nostra lezione andando a vedere le regole per scrivere quello. Quello segue le regole degli articoli determinativi. Se non li ricordate gli articoli determinativi potete ripeterli a pagina 64 del vostro libro. Quindi come gli articoli determinativi abbiamo un singolare maschile e un singolare femminile e abbiamo un plurale maschile e un plurale femminile. Quello al singolare maschile si utilizza solo se seguito da la S più una consonante, come nel caso di studente, di studio, di strano, oppure se è seguito dalla Z, ve la disegno, ecco qua, quello zaino, mentre viceversa se la parola che viene dopo, cioè inizia per vocale, si utilizza quel con l'apostrofo, quell'amico. Infine, se la parola inizia per una consonante qualsiasi, come ragazzo, la parola che viene sempre dopo quel o quello, inizia per una consonante qualsiasi, ragazzo, cane, divano, si utilizza quel ragazzo, quel divano, quel cane. Il plurale maschile di quel è quei ragazzi, quei divani, quei cani. Di quel con l'apostrofo invece diventa quegli. Così come diventa quegli anche il plurale di quello. Ecco qui. Per quanto riguarda il femminile è più semplice perché se la parola che viene dopo inizia per consonante, ragazza, si utilizza quella. Se invece inizia per vocale, amica, si utilizza quel con l'apostrofo. Quindi stesse regole degli articoli determinativi. Il plurale femminile è il più semplice di tutti perché è sempre quelle ragazze, quelle amiche, sia che la parola che viene dopo inizia per consonante o per vocale. Nella prossima lezione faremo vari esercizi per capire bene come funziona questo e quello. Per ora ci salutiamo
e vi auguro una buona settimana. Ciao!